Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come potete vedere c'ho la skin SP e non so bene quale sia il motivo. Ora ci sarò sicuramente quelli che diranno è colpa della texture pack che non è compatibile con la 1.8, ma per vostra sfortuna sono con la 1.75 perché appunto siamo su Ghostor ragazzi. E boh, ogni tanto questi bug qui ci stanno, non so minimamente quale sia il motivo, ho provato anche a levarla, effettivamente non è colpa di quella lì. Comunque, tralasciando questa lezzatina qui, siamo su Lucky Wars a fare delle parete lesissime, almeno si spera siano lesissime, anche se alla fine si sa già. Comunque, buttiamoci subito e speriamo in bene. Allora, come prima partita è uscita quella delle teste, ok, perfetto. E proviamo subito a shopparcela un pochettino, perché come tutti voi saprete lo shop è bello. Almeno sul mio canale sì, ci sta. Perché io alla fine faccio uno shop moderato, che sì, effettivamente mi dà un vantaggio, ma sti cazzi. E quindi boh, ci può stare. Allora, intanto mi scavo qua la fossettina, così non mi possono buttare di sotto, perché c'è la gente qui che tipo si fa buttare subito di sotto con le palle, perché tipo boh, non so quale sia il motivo. Tipo guardate, se ora prendo di mira quello là e faccio... C'è morto! Vabbè, tipo prendo di mira quello laggiù in fondo. Sbam! Di sotto, ragazzi, visto? È facilissimo, perché lui non stava tattico come me nel blocchettino. E ci può stare, ragazzi, fare la kill così easy. Comunque, dai pantaloncini, il cappellino. Mi sono messo le scarpettine sbagliate, ok, questo si mette qua. Apriamo il Lucky Block, ci siamo già preparati ad andare per in caso dovesse fast... Ok, no, perfetto, non è nulla di esplosivo, robe simili. Quindi ci è andata abbastanza bene. Vorrei mettere le frecce qua, questo qui, la lava qua che ci potrebbe servire. Quello tenta di uccidermi in qualche modo lezzissimo. E noi proviamo ad andare al centro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho proprio beccato la scala, incredibile. Comunque, spada in diamante, ottima. Vediamo se si riesce a reperire un pochettino d'armatura magari buona. Ok, intanto qua sto trovando veramente cose utilissime, ragazzi. Non sono cose normali, ma sono cose utilissime proprio queste qua. Quindi proprio perfetto. E vabbè, di lusso, dai. Ok, abbiamo anche questo pezzo d'armatura qui che è veramente buono. Vediamo, ok, no, no, no. Ok, era il forno, perfetto. Niente di così pericoloso alla fine. Però c'è quello laggiù che mi sta tirando tipo tutte le peggio cose. E forse riesce anche ad uccidermi. Quindi ora noi stiamo qua dietro un pochettino al riparo. Dovremmo più o meno capire chi è che ci tirava le cose. Forse era lui però. Vediamo. Sì, ragazzi, probabilmente sì. Ok, ora lui in teoria è andato un pochettino sulla ritirata, quindi effettivamente non ci attacca. Quello laggiù invece... Ok, no, cerchiamo di mirare a quello laggiù, ragazzi, che è un pochettino più scoperto rispetto agli altri. Comunque non mi arriva il Dlin che lo colpisco, però alla fine lo vedo. Però tipo di quello laggiù quando lo colpivo mi arrivava. Magari perché parlo e non mi sento, tipo boh, sono lezzissimo. No, ok. Ne ho altre di frecce, sei chiaro, però non è che sono per così tante, quindi non vorrei sprecarle proprio a caso. Dio mio, ok, perfetto. Altre quattro frecce, perfetto, anche un po' di uova, si prende tutto, ragazzi. E boh, siamo rimasti ancora in tanti, non è che siamo messi proprio benissimo, quindi bisogna stare veramente attenti. Quello c'ha l'esplosivo. Quello c'è l'esplosivo, quindi noi vogliamo il suo arco. E in qualche modo bisogna prenderlo. Ora bisogna stare attenti effettivamente a non cadere. Perché qui, ragazzi, si rischia tanto e con poco. Quindi siamo veramente attentissimi. Vorrei aprire questo Lucky Block qui. Speriamo in bene. Nulla. Gravità. Ah, gravità zero. No, invece è buono. Ok, ragazzi, ce ne abbiamo davanti praticamente. Dio mio. Chi era? Che è stato? Questo qui dovrebbe essere quello esplosivo, però. Arc esplosivo. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Però bisogna stare veramente attenti qua perché. Veramente potrebbe finire con nulla. Ok. No, no. Dai. Dai. Ce la possiamo fare. No, m'ha ucciso mentre cadevo. Accidenti. Ok, ragazzi, la prima partita è andata effettivamente un po' male. La seconda andrà male anche questa. Però forse faremo abbastanza kill. Perché comunque siamo in 12. E sei chiaro, in una partita da 12 persone ci sono tutti i tipi di player. Quelli che shoppano a merda. Ci stanno quelli che non sanno giocare. Quindi, insomma, dipende un pochettino tutto dalla fortuna anche. Effettivamente, quindi, ora. Noi come al solito ci mettiamo tutte le cose tattiche a modo. Questa è un'ascia normale, non è quella di Thor. Beh, comunque fa schifo, quindi è un po' inutile. Comunque, cerchiamo di aprire tutti i Lucky Block. Full Diamond, sì, perfetto. Però mi manca il cappellino, non so che fine abbia fatto. Probabilmente sarà qui incastrato da qualche parte, ma boh, proprio. L'arco, buonissimo. Dio, da dove? Ah, ma sei te, ma... Ma guarda, c'ho l'Ender Pearl io, raga. Io, vedete, sono contro andare a prendere... Oh, eccolo qua, il cappellino. Ok, ragazzi, mi stanno tartassando di qua. Non so se uccidere prima lui o prima questo qua. Perché effettivamente mi hanno attaccato tutte e due. Quindi sono un po' indeciso, però... Lui mi ha attaccato per primo. Quindi penso che andrò da lui, sì. Dai, proviamoci, ragazzi. Vorrei un'arma. Oh, ok, aveva anche l'arco e le frecce, perfetto. E non aveva aperto ancora tutti i Lucky Block, quindi... Una freccia, non le frecce. Una freccia, vabbè. Vediamo se qua c'è qualcosa. No.
Vabbè, oddio, considerando che non ha preso il Lucky Block, alla fine è abbastanza buona come cosa, perché magari ci ha lasciato un qualcosa di OP che noi possiamo soltanto immaginare. Tipo, vediamo qual è l'armatura com'è. Protection 2, no, non la uso assolutamente. Con lì si è ricollegato nella mia isola di prima, quindi io da questo qua ci vado col ponte, non me ne frega nulla ragazzi, voglio farmela legit. Poi ovviamente lui cerca di buttarmi di sotto, sì, come al solito, e allora siccome tenta di buttarmi di sotto, io ci vado lì con l'Ender Pearl perché, cioè insomma, le classiche storie, insomma non c'è nemmeno bisogno di stare nuovo a raccontare ragazzi, però. No, invece ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, vediamo. Ok, l'ho tipo fatto una cavolata, se lui se ne fosse accorto un po' prima mi avrebbe tiparato tantissimo, perché tipo con un colpo qua mi buttava di sotto, ma non l'ha fatto, quindi bene. Allora, abbiamo lo sparabestie che io odio, non lo userò mai, però insomma in casi estremi potrebbe anche essere utile. Laggiù c'è uno che vorrebbe uccidermi, e sottolineo vorrebbe, ma non è detto che ci riesca, perché io c'ho un Ender Pearl. Allora, questo qua effettivamente non ha capito che c'ho lo sparabestie. Attenzione, e con lo sparabestie ti uccido tantissimo. Vabbè raga, queste partite qui ci stanno tantissimo, veramente. Io però non ho capito perché non apre nella key block, ma sono veramente così brutti. Cioè, c'è più probabilità di morire che di trovare qualcosa di buono, veramente. Questa cosa qui mica l'ho capita io, perché non li apre nessuno. Buonissimo. Buonissimo. Dove lo metto però? Vabbè, facciamo che lo metto al posto delle frecce, che se ne frega, eh. Allora, ok, vediamo cosa esce. Full diamond di nuovo. È rischioso, ragazzi. Allora, però, siamo rimasti in 4 vivi. Siamo rimasti in 4 e io ho ancora lo sparabestie. So che non dovrei utilizzarlo e probabilmente non lo farò. Quindi, allora, prenderò bene la mira con le palle esplosive. Poi tiro l'Ender Pearl tattica. Quando ho tirato l'Ender Pearl tattica, vado qui, gli tiro un bordello di sparate a questo qua. Dio mio, come mi becca bene lui però. Ok, da sotto, da dietro, anzi da ovunque. Dai, dai, ok. No, raga, forse siamo messi meglio noi, forse, però. Ok, sì, abbiamo tirato decisamente di più noi. Quindi, ragazzi, c'è un po' morto, mi sa. Ok, perfetto. Ora bisogna mangiare assolutamente, perché se me ne arriva un altro, magari anche messo malino, ce la fa ad uccidermi. Vorrei però, effettivamente, le sue mele. Ah, vale mele lui. Raga, buonissimo. Però non riesco a prenderle. L'arco esplosivo, ottimo. Cerchiamo di prendere le mele, eccole qua. Olè, si mette tutto un pochettino così, un po' alla cavolo, ma alla fine che se ne frega, l'importante è prendere la roba. Allora ragazzi, questa qui è veramente una partita bellissima, perderla sarebbe una tragedia quasi, perché vorrebbe dire sprecare una partita così figa, perché alla fine, diciamocelo dai ragazzi, è una bella partita. Un po' scioppatina, ma nemmeno più di tanto, perché abbiamo preso tanto due Ender Pearl e non le abbiamo usate per andare al centro, quindi chi dice no, ma perché tu ti tippi al centro perché trovi un bordello di roba e ti avvantaggi? Sì, è vero, hai ragione, in questa partita però non l'ho fatto, quindi boh. Allora, comunque, vediamo effettivamente dove potrebbero essere gli altri due, perché ne mancano ancora due. Io in genere, ragazzi, non li vedo mai. Probabilmente mi saranno passati davanti agli occhi 3 o 4 volte, però mentre gioco io faccio un po' fatica a vedere dove stanno. Oh, ok, uno sta sopra di me. Uno l'ho visto, sta sopra di me. E vorrei vedere dove sta l'altro, però effettivamente dovrei un po' sbattermi dove sta l'altro, perché la priorità mia sarebbe di questo qua sopra, che mi ha pure chiesto team, ma ragazzi, io non lo faccio team. Però non so se lui lo sa che sono qui. Però è rischioso ragazzi, è rischioso, ma potrei fare varie cose, io potrei fare sì tante cose, ma sono molto rischiose, perché io facendo il ponticello così, praticamente lui si sta a fare a spawni sopra l'isola, ok? Io se faccio così, in questo modo, non sono sicuro di riuscire a fare... Oh, invece sì, perché non si è accorto di me, dai, no, sono caduto nel buco, mica si è accorto, ok ragazzi, non se ne è ancora accorto, madonna, ma cosa sto facendo? A spine sull'armatura, cavolo. Ok, forse però l'ho buttato di sotto. Sì, ok ragazzi, c'è morto tantissimo. Sono morto. Ah no, ho vinto, ho detto cosa ho trovato. Ho trovato un lucky block che mi esplose. Invece no ragazzi, quello lì era l'ultimo. In verità l'altro diceva che era dentro, ma era un bug, perché in verità non c'era. E quindi alla fine l'abbiamo vinta. Ragazzi, vincere una partita con 12 player, diciamo tra molte virgolette anche legit, perché alla fine abbiamo preso 2 Ender Pearl, le abbiamo usate non in modo troppo scorretto, devo dire che è una gran cosa, sì. Quindi possiamo dire che questa è l'ultima partita, come al solito, ma perché c'ho la gente nel coso, nella cosa insieme a me? Perché mi capitano queste cose, ragazzi, non lo so. Comunque si parte subito con la spada in diamante, mentre prima, tipo, abbiamo fatto tutta la partita, ragazzi, abbiamo vinta, ora che ci penso, con un'accetta. Cioè, non è che avevamo chissà che cosa, un'accetta, cavolo, ora che ci penso. Invece qua, subito, sbam, spada in diamante, però senza armatura così, cioè, oddio, qualcosa d'armatura ce l'abbiamo in effetti, però... Si è messi malino, ma nonostante questo si può sempre fare qualcosa. Allora, questa qui è decisamente meglio della mia. E, ah, è vero, perché mi ho trovato la Lucky Corazza lì, buono, buono. Allora, mettiamo un pochettino le cose così. Allora, io
Vado al centro, decisamente sì, cerco di beccare il pezzo di sopra, ci sono riuscito, perfetto. Perché effettivamente vorrei prendere un po' di cose interessanti, ma non penso di trovarle, perché alla fine, almeno che non trovo il full diamond, penso non ci sia nulla di poi così buono da prendere. Oddio sì, ci sono le piccolezze, tipo il cappellino, un po' di frecce in più, che alla fine le frecce sì sono buone, però c'è a dire che c'ho la spada, cioè la spada, l'arco quello normale, non c'ho quello esplosivo, quindi sì, mi può aiutare. La doccia non me la voglio fare, soprattutto se è con la lava, ragazzi. No, no, grazie. Allora, quella giù sta già venendo da me. Si è buttato. Si è buttato, ragazzi. Io non so il perché. Quella giù non vuole morirci mai proprio, quindi boh. Eh no, ragazzi, questo potrebbe essere un problema, perché non so più a chi mirare. Allora, laggiù c'è quello laggiù che penso sia tipo un admin. Non lo so, perché non mi so spiegare il fatto per cui possa volare. Sì, sto buttando tutti di sotto perché non voglio che arrivino al centro. Effettivamente, ragazzi, non è che sto facendo il leso del tipo no, ma perché quando lo fanno con te dici che sono lezzissimi. No, infatti non voglio che vengano al centro in questo momento, perché sono un po' in una situazione difficile, ragazzi. Non so se ve ne siete resi conto. Non voglio proprio affrontare un PvP in una situazione come questa, quindi non ci tengo, ecco, diciamola così. Però effettivamente posso fare una cosa abbastanza tattica. No, 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 no. Della lava, pieno. Pieno nella lava, grazie mille, grazie mille. Comunque, ragazzi, non è ancora detto, perché non mi ha ucciso. Io ci ritento, devo andare praticamente qua sopra, vi spiego cosa voglio fare. E, oddio, non mi buttare di sotto, lezzissimo. Non ci provare, no, no, cattivo, cattivo. Ok, perfetto. Volevo, ragazzi, buttare la lava qua, cioè la lava, l'acqua qua sopra. Perché effettivamente buttando l'acqua qua sopra riesco forse a spegnere tutto l'incendio che ho provocato in questa piccola isola qui. Quindi spengiti, spengi tutto. Che poi, boh, ci sta. Allora, vediamo se si è spento. Boh, sembrerebbe di sì, ma non ne sono poi così sicuro. Vabbè, raga, comunque sicuramente è sempre meglio. Oddio, ce l'ho sopra. Ok. Lui dovrebbe saperlo che sono qui in teoria. Però non mi vede perché sono shiftato. Oh madonna, c'è tutta l'acqua qui. Ok, dai, proviamoci, ragazzi. Ok, ero messo molto meglio in effetti. Quindi ci abbiamo fatto ad ucciderlo. Oltretutto, grazie della mela per avermi anche fatto rigenerare la vita. Allora, no, 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 Pina, no, ti prego, Pina. Siamo stati amici, lo sai, Pina, lo so che ti ho trattato male, ma non mi sembra il caso di prendersela così tanto, Pina. Ok. Ok, ragazzi, per poco. Tipo, se non si mena per mezz'ora, questa qui non muore mai. Ok, l'altro sta arrivando sopra di noi. Questo è un problema. Ma forse non è un problema, magari è scarso. O invece è già sopra di noi. Questo sì. Ok, ragazzi, no, io non ci voglio tentare più di tanto. Perché effettivamente qua sopra e qua sopra, quindi magari riesco anche a salire un pochettino in questo modo. E se riuscissi a spaccare proprio il blocco sotto, riuscirei a fare una gran cosa. Ok, ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Un po' di spade gliel'abbiamo tirate. Lui vuole fare team, io no. La lava qui. Tu sei stronzissimo. Sei stronzissimo. Oddio, ragazzi. Oddio. Meno male che ce l'ho fatta. Ok. Allora, l'altro stava sopra comunque, perché appunto non era quello lì che voleva fare team. Questo qui era ancora un altro, perché no, ok. Non so se mi ha visto. Penso di no. Proviamoci. Dio mio. No, 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 anche te. Oh, madonna, tutti con la lava. Raga, mi fate prendere gli infarti così. Non va mica bene. Allora, uno contro uno. Se non sbaglio l'avevo visto da qualche parte. No, quello è sempre l'admin che sta lì, ma non sei in Vanish. Ora glielo faccio notare. Zio, non sei in Vanish, vai via. Vabbè, vediamo dove sta l'altro. La madonna, ma cosa hai combinato? Quella è la torre di Babel, no, non so cos'è. Non so di vero quanto sia alta, quindi magari non l'ho azzeccata proprio come cosa, però. Comunque l'ho beccato ed è caduto in effetti. E sta laggiù. Quindi, in teoria, ti ripeto, ti vedo. Allora, ragazzi, io non vorrei tipparmici, perché se mi dovessi tippare lì, potrei fare una grande cavolata, perché mi tippo sull'albero alla fine. E se mi dovessi tippare sull'albero, lui potrebbe tipo buttarmi di sotto in maniera abbastanza triste, e quindi magari non è proprio il massimo. Quindi, io vorrei cercare di andarli sopra, magari buttandogli anche la lava addosso, non so, posso anche fare un po' di lezzatine varie, lo ammetto, sì. Comunque cerchiamo di fare una cosa decente, come al solito. Allora, altri blocchi, perfetto. Oh, se no posso fare anche così. È vero. Cerchiamo di buttarlo un pochettino di sotto. Ma così cade, proprio così è morto. L'abbiamo vinta così, ragazzi, proprio con le palle. Io volevo andare lì a fare un po' di PvP, ma non ce n'è stato bisogno. Quindi, ragazzi, da SP abbiamo iniziato il video, da SP finiremo il video. La prima partita è stata tipo una strage, proprio una di quelle boh. La seconda, diciamo che è vinta abbastanza brutalmente, perché eravamo in 12. La terza,
Ci poteva stare, qui nella terza diciamo lo shop, abbiamo sempre shoppato come nella seconda, ma l'abbiamo usato un po' più tattico, un po' più dalle zii, ma alla fine chi se ne frega. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto ed ciao a tutti.